Salve ragazzi, vedo in questo sono io, questo amico amici di chi parla. E oggi siamo ritornati nel suo video. Ragazzi, oggi siamo con il secondo no, che secondo? Oggi siamo con il quarto episodio della carriera natore con il nostro Foggia. Oggi affronteremo il Carpi, il Brescia e poi la super sfida contro il Benevento in trasferta. Allora, intanto qui guardiamo la classifica, siamo a 7 punti, quindi dalla terza posizione adesso siamo scesi in... Eh sì, purtroppo siamo scesi in sesta. Comunque speriamo di vincere questa partita contro il Carpi. Allora, nella formazione ho fatto un po' di cambi, quindi ho messo il 4-4-2 adesso, con Bizzarri in porta, in difesa Regini, Camporese, Danucci e Zambelli, al centrocampo Kragl, Dili, Buselato e Rizzo. Poi in attacco Yemmel e Galano. Allora, ho visto che Yemmel in questo cioè non sta segnando molto. Da prima punta credo che proprio non si adatta tantissimo. E quindi l'ho messo attaccante sinistro in coppia con Galano, sperando che riceva supporto. Poi i sostituti sono questi: Mazzeo, Cicerelli, Chiaretti, Agnelli, Noppert, Boldore e Rubi. Noi ci vediamo direttamente in partita. Carpi contro Foggia. Cerchiamo assolutamente di vincere anche questa partita. Foggia dopo la vittoria contro lo Spezia per 2-1 in casa, grazie alla rete finale di Galano. Vuole vincere anche questa partita, però prima bisogna vedere se la dobbiamo vincere, perché questa... vabbè, scusate. Allora, prima bisogna vedere se la dobbiamo vincere o no. Prima. Perché non possiamo già dire che abbiamo già vinto questa partita. Comunque, una montagna da scalare. Il Carpi è il peggior attacco della Serie A con 2 gol subiti, con 2 gol fatti. E il Foggia sembra che è la miglior difesa della Serie B. Ho detto Serie A prima, comunque Serie B. Il Foggia è la miglior difesa della Serie B con 2 gol. Per il momento. Vabbè, comunque, se è buono, Parte il Carpi, l'iniziata Carpi Foggia. Attenzione, Galano in sinistra, giro, palo! Subito Foggia che apre con un palo questa partita. Attenzione, Rizzo, il cross murato. Attenzione, qui il Carpi. Pacionic, il cross. Mamma mia. Risponde anche il Carpi con il tiro del giocatore. Galano, alto sinistra, giro murato, attenzione Galano, il sinistro parata dai Colombi, corner per il Foggia. Kragl, il cross, Colombi allontana di pugno. Attenzione Tonucci per Dili, il destro, altro palo, che attenzione Kragl, il cross, allontana via la difesa del Carpi. È possibile tutta questa sfortuna? Già due pali, e che cavolo. Se ne Dili per Galano in passaggio per Yemmel, attenzione Yemmello, finalmente si sblocca Pietro Yemmello. Ne abbiamo parlato prima quando stavo dicendo la formazione, che Yemmello non si trovava molto bene con da prima punta, invece con il supporto di un altro giocatore, in questo caso Galano, finalmente ha segnato il suo primo gol in Serie B, il secondo stagionale con il... anzi, il terzo credo stagionale con il Foggia. Comunque, 1-0 per i rossoneri, finora grazie alla rete di Iemmello. E su questo gol di Iemmello finisce qui il primo tempo di Carpi Foggia. 1-0 per il Foggia, grazie alla rete ovviamente del Re Pietro. Gesù, stiamo giocando molto bene. Peccato che quei due pali colpiti, se no stavamo 3-0. Mamma mia, comunque. Ci vediamo all'inizio del secondo tempo. Batte il Foggia all'inizio del secondo tempo di Carpi Foggia. Ricordiamo il punteggio 1-0 finora per il Foggia, grazie alla rete del Re Pietro Iemmello, che in questo momento sta facendo portare al Foggia 3 punti. Tanto attaccano i rossoneri. Kragl sbaglia il passaggio. Sono tutti chiusi questi, non riusciamo a fare. Attenzione, recupera il Foggia. Iemmello.
Dile, attenzione Dili, il destro Colombi ci arriva. Krug, il cross, il colpo di testa di Reginio, lontano via il difensore. Attenzione a Zambelli, Zambelli prova, ma mannaggia. Facciamo un cambio, vai. Vediamo un po' chi mettere. Io metterei Mazzio al posto di Galano. Metto Cicerelli al posto di Krug. Poi fare un cambio anche in difesa. Metterei Rubin al posto di Reggini. Se ne attacca il Carpi qui con il cross. Lontana mia Reggini. Attenzione qui. Mamma mia che tiro. Mamma mia. Dili. Busellato, il destro, per pochissimo uscita. Iemmello, il lancio bellissimo, questo lancio verso Cicerelli, attenzione Cicerelli. Cicerelli, di tacco per Iemmello, attenzione Iemmello, il destro a giro murato, ancora Iemmello, Colombi. Mannaggia, non si riesce a segnare. Per fortuna che abbiamo fatto quel gol là con Iemmello, attenzione intanto qui. E finisce qui la partita, vinciamo anche questa 1-0. Ma secondo me questa partita la meritavamo di vincere minimo 2, 3, 4 a 0 per quei pali colpiti. Miracoli di Colombi, però per fortuna che Iemmello ci ha portato a casa 3 bei punticini. Adesso mo saliamo a 10 punti in classifica e appunto adesso ci diamo al tabellone. Allora ragazzi, questa è la classifica. Allora il Venezia ancora non ha giocato, quindi sta ancora a 10 punti insieme a noi. E noi siamo stati veramente fortunati perché Benevento e la Sverona hanno pareggiato 0-0. Poi per il momento il Crotone è primo in classifica a 11 punti. Ah, ma siamo stati veramente fortunati che la Sverona ha pareggiato. E poi intanto qui hanno già giocato le prime 8 della classifica, tranne il Venezia. Comunque, noi per il momento siamo terzi in classifica, per precisione secondi, 10 punti con il Venezia. Però ricordiamo che il Venezia deve ancora giocare. Ah, ragazzi, intanto vi volevo dire che mentre oggi che sono ritornato da scuola, ho aperto la. Cioè, come si dice? Ho acceso la PlayStation, ho messo qui la carriera con il foggia, ho rinnovato i contratti di alcuni giocatori in scadenza, tipo, chi mi ricordo, Camporese, pure, Camporese, Rubin, Martinelli, poi chi era più, poi nessuno. Cioè, vabbè, mi ricordo solo questi per il momento. Però poi ho visto che Mazzio quest'anno si ritira. Contratto in scadenza per 10 mesi, titolo al termine della stagione, quindi non lo possiamo rinnovare il contratto. Poi Bizzarri non gliel'ho rinnovato perché ormai avesse 40 anni, cioè se arriviamo in Serie A che dobbiamo fare con questo? Cioè avrà 41 anni, quindi ci compreremo un altro portiere. Poi adesso ci avviciniamo alla partita contro il Brescia. Giochiamo in casa. E il Venezia ancora non ha giocato. Quindi mi sa che avrà avuto il turno di riposo, forse. Venezia ancora non ha giocato. Giocherà contro il Pescara. Intanto giocheremo in casa contro il Brescia. Il Benevento andrà a Livorno. Il Palermo in casa contro il Carpi. E il Lecce contro il Cittadella. Vabbè. Intanto questa è la. Anzi, no, vorrei fare qualche cambio. Vorrei mettere. Vabbè, vorrei mettere Chiaretti al posto di Dili perché anche se non so, anche se non può fare, anche se non sa so fare il centrocampista, sa so fare solo il trequartista, lo metto comunque in campo centrocampista. Poi vabbè, faccio solo due sti cambi. Dunque noi ci vediamo direttamente allo Zaccheria. Ore 15, stadio pieno Zaccheria di Foggia, Foggia Brescia. Giochiamo contro dei nostri rivali, rivalissimi, perché diciamo che il Brescia mi pare che forse è gemellato con il Salerno, con la Salernitana, e il Foggia è rivale pure della Salernitana, quindi questa è una partita tra rivali, Foggia e Brescia.
no, qui come abbiamo visto dalla classifica, il Foggia è terzo e il Brescia è settimo. Allora, stanno qui inquadrati i vari Bizzarri, Zambelli e compagnia bella. Batte il Foggia ed è iniziata Foggia-Brescia. Se ne è subito il Brescia con Donnarumma, Bizzarri compie il miracolo. Busellato, bello questo lancio per Kragl. Attenzione Kragl, Kragl, il destro, la parata del portiere. Rispondiamo anche noi. Attenzione Zambelli, Busellato per Chiaretti. Ah, oh, la parata, mamma mia. Attenzione, corner per il Foggia, Kragl. Il cross verso Galano di testa, parata di Minelli. Non so se segniamo un'altra volta Galano di testa come ho fatto contro lo Spezia. Attenzione Donnarumma, Donnarumma è il sinistro, Bizzarri in calcio d'angolo. Oh, Madonna, ancora Donnarumma, mezza rovesciata. E altra parata dei Bizzarri. Gli sta facendo molto vedere Donnarumma, eh. Quindi attenzione. Attenzione, gridano qui Tonali. Brescia in vantaggio. Si vedeva. Si vedeva che stavano attaccando quelli del Brescia tantissimo. Brescia in vantaggio. Con il gol di Tonali. Regini. Sbaglia. Finisce qui il primo tempo di Foggia Brescia 1-0 per il Brescia. Non stiamo giocando molto bene. Perché quando andiamo in. Perché quando giochiamo in casa nostra davanti ai tifosi dobbiamo sempre farci mettere sotto? Io non ho capito questa cosa. Perché dobbiamo farci sempre mettere sotto? Boh. Vabbè, ci inizia il secondo tempo. Batte il Brescia all'inizio del secondo tempo di Foggia Brescia 1-0 per i Lombardi. Grazie alla rete finora di Tonali. No. No, ragazzi, si è infortunato Galano. No. No, questa è una brutta botta. Questa sarà mesi e mesi. No, ragazzi, no. Si è infortunato Galano. Esce, rientra al suo posto Mazzio. No, non ci volevo questa botta. Fesso, bro, arbitro. E che cavolo, meno a cacciare un giallo però. Oh, quella era la punizione. Meno a cacciare un giallo, dai. Fesso, ma lo uccideva un altro Pug. Per Busellato. Il cross verso Chiaretta, attenzione Chiaretti, destro a giro. Parata del portiere, Madonna santo. Kragl. Il cross, ma non ne fa un cross giusto però, Kragl, che cavolo. Ce n'è Kragl. Chiaretti per Mazzio. Destro! Pareggio del Foggia! L'imperatore Fabio Mazzio! Bel gol! Pareggio del Foggia, dai! Attenzione Mazzio per Iemmello, poi la scarica verso Rizzo, attenzione Rizzo, il cross, Zambelli, Busellato per Kragl, il destro, mannaggia la miseria, però che casino è sprecata. Facciamo gli ultimi due cambi, esce Chiaretti, entra Dili, poi esce Regini, entra Rubin.
del Brescia. Il sinistro qui del difensore, parata di Bizzarri. Assedio del Brescia. Tensione. Oh! Mamma mia! Che cavolo! Come abbiamo rischiato qua, oh. Krug, Deli, Busellato, il destro, troppo centrale. Penso che si spengono qua le speranze per la vittoria. Attenzione, forse si accendono le speranze per il Brescia. Attenzione qui Morosini, 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 il cross allontanami la difesa del Foggia. Finisce qui la partita, finisce 1-1 tra Foggia e Brescia. Io ancora non ho capito perché noi dobbiamo sempre farci mettere sotto dalle squadre quando noi giochiamo in casa. Boh. Vabbè, ci portiamo un punto a casa. Adesso c'è la sfida più importante di questo episodio. Benevento Foggia. Cioè, io che devo dire? Per Cristian Galano il campionato è ormai finito. Dopo 5 e dopo ben 6 giornate, campionato finito per Galano. 7 mesi di stop. Legamento crociato anteriore. Adesso dobbiamo giocare con Mazzio e Iemmello. Secondo me nel mercato di gennaio dobbiamo prendere un giocatore in prestito. Per poi ridarlo quando arriva. Quando ritorna Galano. No, vabbè, raga, io non ci credo veramente. Tonucci si è infortunato anche lui. 4 mesi di stop. Ma non è possibile. Cioè, raga. Cioè, tutto in una botta. Guardate. Galano infortunato per 7 mesi, Tonucci per 4, ma non è possibile però, cioè, non, dai, su, ma com'è? Vabbè, intanto, motiviamo i nostri ragazzi per Benevento Foggia, però, cioè, non è possibile, Tonucci e Camporese infortunati, infortunati. Vabbè, Galano stagione finita, però, cioè, Tonucci no, pure, 4 mesi. Ma adesso possiamo mettere o Martinelli o Boldor oppure lo Iacono. Però tra i tre vorrei dare un po' di fiducia a Boldor. So che è in prestito però. Vabbè, capitano chi è? Chiaretti. Vabbè, mettiamoci Dil qua. Capitano va, la fascia di capitano va a Camporese. Gli attaccanti qua che ci mette. Ah, è vero, Guri. Guri, vai. Dai su. Questa è quella formazione con Bizzarri in porta, in difesa Regini, Boldor, Camporese e Zambelli. Poi a centrocampo Krug, Deli, Busellato e Rizzo. Poi in attacco Yemel. Sì, ho ma che cavolo ho combinato comunque. Ah, vedo, devo togliere qua. Ok. Poi metto anche un po' Gerbo, voglio provarlo un po'. Al posto di Agnelli lo metto. Mentre poi questi sono i sostituti, Gori, Cicerelli, Chiaretti, Gerbo, Noppert, Martinelli e Rubin. Noi ci vediamo direttamente in partita. Nella nebbia, nella nebbia allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, stadio tutto esaurito, biglietti tutti finiti per Benevento Foggia, la sfida tra streghe e diavoli, le streghe ovvero il Benevento e diavoli, il Foggia. Di solito streghe e diavoli vanno a braccetto, però in questa partita dove ci sono Benevento e Foggia assolutamente no. Comunque, intanto abbiamo visto la classifica, il Foggia è ad un solo punto dalla vetta.
sta a 11 punti, a meno 1 dall'Hellas Verona che è primo a 12 punti. Non esaltiamo. Batte il Benevento ed è iniziata Benevento Foggia. Rizzo. Iemmello. Passaggio verso Kragl. Attenzione Kragl, Kragl, Kragl. Prova la botta. Che gol di Oliver Kragl. Dopo 9 minuti siamo subito in vantaggio con il nostro bomba Kragl. Mamma mia, dove ce l'ha messa? Ha tirato una fucilata, ha tirato una delle sue solite lavatrici. Spaccato la porta. Benevento 0, Foggia 1. Pensa che copia il bordo, poi Iemmelo per Mazzia, attenzione Mazzia, il destro! Gol dell'ex! Gol dell'ex! Questa è stata un'azione di tutti gli ex. Allora, beh, Boldo non è un ex perché allora ha recuperato il pallone. Però, guardate qua, Iemmello, ex Benevento, però è del Benevento, però in prestito al Foggia. Serve il pallone a Mazzeo, il grande ex della partita che segna il gol del 2-0 del Foggia. Mazzeo adesso si sta facendo vedere un buon sostituto di Galano. È già 2 gol in 2 partite. Poi Ricci. Ancora Coda, Del Pinto, buon aiuto, Teio, Coda, il destro, Bizzarri. Iemmello. Ah, attenzione, Mazzeo, guarda là, Mazzeo, Mazzeo, doppietta per lui, 3-0 per il Foggia. Mamma mia, Mazzeo, che cosa cavolo è successo? Guarda la mischia. Respinte, ma beh, una papera è successa da parte della difesa del Benevento. E poi Mazzio si trova lì il pallone e segna il 3-0 del Foggia. Doppietta per lui. Ma perché giochiamo così bene contro in trasferta e poi in casa ci dobbiamo sempre far mettere sotto? Io non lo so perché. Boh. Finisce qui il primo tempo di Benevento Foggia, 3-0 per il Foggia che sta mettendo veramente sotto il Benevento. Stiamo giocando molto bene, dato qui Mazzio in 2 partite già 3 gol, quindi si sta dimostrando subito un buon sostituto di Galano. E niente, ci vediamo iniziare il secondo tempo. Batte il Foggia, inizio del secondo tempo di Benevento Foggia, 3-0 per il Foggia, finora ragazzi alla rete di Kragl. La doppietta del grande ex della partita, ovvero Mazzio. Attenzione Mazzio, Iemmello per Mazzio. Serve bene Deli, attenzione Deli, 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 Puggioni. Un calcio d'angolo, Foggia vicino al 4-0. Kragl, il cross verso il colpo di testa di Rizzo. Debole, facile parata per Puggioni. Intanto noi facciamo alcuni cambi. Facciamo entrare Gori al posto di Iemmello. Poi Gerbo al posto di Rizzo. E poi infine Martinelli al posto di Boldor. Deli. Kragl. Il cross verso Gori. Colpo di testa. Mamma, esterno della rete. Che si è mangiato Gori. Ha aspirato il primo gol in Serie B. E finisce qui la partita, impresa Benevento, vinciamo 3-0, 3-0 grazie a un gol di Kragl e anche una doppietta del grande ex della partita, ovvero Fabio Mazzeo. Niente, per il momento siamo primi in classifica addirittura, dopo 7 giornate siamo già primi, forse insieme al Crotone che alla fine del primo tempo ho visto che ha vinto 1-0 contro, che stava vincendo 1-0 contro il Cosenza. Però comunque. Andiamo a vedere che cosa ha fatto. Andando con le statistiche. Attenzione, hanno fatto una buona partita Benevento e Foggia. Quasi gli stessi tiri. Cioè 7 tiri. Benevento 4 tiri in porta e Foggia 5. Però l'ha vinta il Foggia questa partita. Vediamo che ha fatto il Crotone. Il Crotone ha vinto 3-0 contro il Cosenza. Il Lecce 0-0 contro il Venezia. Poi il Perugia che mi pare che forse era anche
Appunti così, vabbè, comunque. Eccola qui per il momento questa è la classifica. Siamo primi a 14 punti insieme al Crotone. Però è la Sveruna, però la Sveruna deve ancora giocare. Sta a 12 punti, se vince va a 15. La Sverona gioca il 20 contro il Pescara, mentre noi giochiamo contro la Cremonese. Andiamo a vedere le prossime avversarie della prossima puntata. Allora, affrontiamo Cremonese, Cittadella e poi Venezia. Partite abbastanza abbordabili, dai, su. Poi c'è il Pescara, pure in questo qua, Pescara. Madonna! Il sesto episodio sarà bellissimo, veramente. Il sesto episodio sarà bellissimo, con Pescara, le celle, la sua. Però comunque. Beh ragazzi, per questo video, se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale su tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!